Spiragli, percorsi di salute mentale nella Galleria Borghese, che in questo museo ha trovato casa da 2 anni a questa parte, dopo un lungo percorso partito ormai 10 anni fa. Sì, 10 anni fa, in un museo di arte contemporanea di Roma, e adesso il progetto continua qui e abbiamo con Federico Russo siglato una convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1. Ne vuoi parlare? Noi cominciamo insieme, in fondo Stefania ci ha un po' aiutato a vedere questa strada, no? Come spesso accade. Io in quel periodo lavoravo in un centro di salute mentale, un centro diurno di Roma, a 2 passi dalla stazione Termini, con la ASL che negli ultimi anni è diventata la ASL Roma 1, e ero un po' in cerca di articolazioni della cura, no? Io faccio lo psichiatra. E mi rendevo conto che c'erano delle opportunità che non riuscivamo a cogliere, moltissime erano intorno a noi, in questa città meravigliosa piena di arte. E Stefania Vannini ci ha un po' aiutato, in quel periodo doveva ancora aprire questo museo, questa nuova grande opera romana, il Museo delle Arti del XXI secolo, e prima ancora dell'apertura cominciamo un percorso dentro al museo a guardare le architetture di Zaha Hadid. Dopo tanti anni siamo venuti qua, ma cosa facciamo forse e perché siamo qui, di cosa stiamo in cerca, no? Cosa stiamo cercando? Forse Giulia Tardani ci può... Giulia Tardani, salve. Io ho seguito tutto il progetto con la dottoressa Stefania Vannini e il dottor Russo già al Maxi, poi qui alla Galleria Borghese. Ho studiato all'Accademia di Belle Arti, dove mi sono diplomata, e dopo che ho avuto bisogno di essere curata per delle mie fragilità, ho scoperto che occupandomi di nuovo d'arte, facendo la mediatrice d'arte contemporanea e d'arte classica, ho ritrovato me stessa, una bella parte di me stessa che era nascosta, che non c'era più. Frequentando questo progetto, studiando l'opera d'arte, vista anche da un punto di vista psicologico, ho ritrovato gran parte della mia preparazione culturale, e proprio facendo la mediatrice d'arte contemporanea. A questo cercavo, d'arte contemporanea e d'arte classica. La cosa così che io trovo straordinaria, perché andando a cercare emozioni, motivazioni, qualcosa che mi facesse pensare al periodo personale che stavo vivendo, è stata una scoperta straordinaria, è stato un volano di tutto quello che poi, oltre a questi percorsi di mediazione, quello personale, molto intimo, e che in molte situazioni mi ha riavvicinato anche persone che avevo lasciato da parte. Abbiamo pensato da subito a una partecipazione attiva. Esattamente, infatti progetti come questo
fanno sì che i musei debbano, sono anche delle occasioni di riflessione e per ripensare il proprio ruolo, mettere in relazione le opere con il loro vissuto personale. Quindi questo è quello che avviene nel museo, ma anche che ci porta, che fa sì che dal museo si esca e si vada al centro di salute mentale, dove avviene un'altra parte del lavoro. E perché è fondamentale a quel punto il rapporto con l'opera e con la propria vita riarticolarlo in due prospettive. Una appunto è quella di un percorso di cura classica, l'altro un percorso riabilitativo, no? Come ci diceva prima Giulia, rientrare in contatto con degli aspetti di sé che si sono, che sembrano lasciati, perduti e che invece stanno ancora lì, e un'altra ancora è dare un senso più emotivo, profondo. Marmorio alle mie spalle rappresenta la fuga da Troia in fiamme di Enea Anchise e Ascanio. Quello che la statua e questo gruppo marmorio riesce a comunicare immediatamente, a mio parere, è che un gruppo che in movimento, cioè per la prima volta si vede del marmo che, come dire, lavorato quasi con le emozioni dei protagonisti. La decadenza del papà di Enea, la forza e il vigore ancora fisico di Enea che lo deve sopportare, e poi il trotterellare di un Ascanio giovane che probabilmente bambino non si rende conto di quello che sta accadendo. Quello che a me ha colpito molto di questa statua personalmente è che io da marito, da padre, da nonno, rappresento anche io sono rappresentato in questo gruppo marmoreo. Vedo il dolore che ho vissuto, che posso aver procurato, ma vedo anche forse qualche cosa che ho lasciato a chi verrà dopo di me o chi sta già camminando per la sua strada. E mi voglio permettere un'ulteriore, voglio dire, metafora. Sono tre persone in movimento, sono tre persone che scappano da guerre, da incendi, da malattie, da violenze, da povertà. Possiamo immaginarle su un barcone adesso? Questi migranti che arrivano, che sbarcano, hanno diritto anche loro ad avere un'ulteriore chance nella vita, almeno un'altra chance nella vita. Il mischiare culture, sapori, odori, cibi, gli abbigliamenti, io non credo che sia un momento di regressione o un momento di distanza. Probabilmente saremmo tutti più ricchi. Il ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini, eseguito fra il 1621 e il 1622 su commissione del cardinale Scipione Borghese. Ade, dio dell'oltretomba, dio degli inferi, invaghitosi della bella Proserpina, decide di rapirla e farla sua sposa. La fanciulla sta raccogliendo dei fiori. Ade, con virilità, la guanta. Proserpina urla, invocando sua madre, ma invano. Ade sprofonda con lei negli inferi. Agli inferi, nel mio caso, ci si sente quando il proprio compagno sta male e ricoverato in ospedale, e allora c'è bisogno di dargli conforto, vivere il periodo della sua malattia facendosi forza e allo stesso tempo dargli coraggio, ascoltare come lui si sente e dargli sostegno. All'interno del museo noi stiamo tutti insieme seguendo un progetto di cura per il benessere di tutto il gruppo. E non solo, perché restituiamo questo percorso al pubblico,
al pubblico che entra in contatto con le opere attraverso uno sguardo molto particolare che, diversamente da mediatori artistici, culturali, eccetera, i nostri partecipanti sanno cogliere proprio mettendo insieme la forza dell'opera, dell'autore, con l'esperienza della propria vita.